Vide la luce da Bologna colui che avrebbe penato per tutti. Quell'ambiente borghese ereditato da suo padre, cattolico, praticante, ammiratore del duce, contro il quale lascerebbe la vita lottando suo fratello Guidalberto. Odiò quel centurione nativo della Romagna, dal primo collirio applicato con la forza, sorretto al tavolo a cui era legato. Il suo presente loda l'ultimo sorriso moro e sdentato dalle mille una notte. E ad ogni respiro che la vita offre, inchianti e maccheroni nelle borgate, calpestando il fango operaio, sempre con l'abito in segnale di rispetto. E tu sai in netto cos'è il sottoproletariato? Con infinita tenerezza. Lo sai, Antonuccio? Perkin, il festaiolo, mio caro Aziz, lo sai? E sai cosa chiamiamo terzo mondo? Guarda, Ninetto, dall'uscio di casa tua, fin dove lo sguardo si perde, quello è il terzo mondo. Nella ricerca di un edonismo di masse, affonda nelle tradizioni orali, o esplora Chaucer o Boccaccio, incarnando sullo schermo il cantestorie di Canterbury e il discepolo di Giotto.